Beh, su questa questione politica che insomma, ha attirato l'attenzione oltre dell'opinione pubblica, ma insomma, anche degli attori in senso i protagonisti della politica chioggia, il fatto appunto che il sindaco Melao abbia così licenziato in modo così apparentemente inspiegabile il vice sindaco Daniele Teotobresiola, diciamo, è una vicenda che insomma, ha colpito un po' tutti quanti. Sembra che insomma, ci siano degli spiragli positivi. E sembra che da entrambe le parti ci sia la volontà di ricomporre, e ovviamente questi sono indizi che ci arrivano un po' da una parte e un po' da un'altra. Ecco, nel weekend scorso c'è stato un incontro ad alto livello tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia provinciale e regionale con il sindaco Melao. Da questo incontro sembra che non siano emersi nessun tipo di motivo né tecnico né politico per cui che abbiano potuto giustificare il licenziamento di Daniele Teotobresiola ed è stato chiesto l'immediato reintegro. Nella cerchia del sindaco e da altre parti, insomma, c'è il disappunto di questa confusione che è avvenuta in un momento anche sempre particolare. Insomma, amministrare, stiamo passando in un periodo che non è proprio il massimo per le amministrazioni comunali, arrivano sempre meno, diciamo, fondi dello Stato, i costi aumentano sempre più, anche l'aumento che c'è stato della tassa di soggiorno del 50% sicuramente arriva nella direzione che l'amministrazione in qualche modo deve far fronte a tutte le necessità che ci sono, dal sfaccio dell'erba, buche per le strade, tutte queste situazioni, e quindi sembra, ma che, insomma, che ci siano dei segnali positivi per quanto riguarda diciamo, la ricomposizione di questa crisi di giunta. Ricordiamo che non fa bene a nessuno, vogliamo ricordare nelle passate diciamo, amministrazioni c'è stata quella di Romano Tirso Paggio che è stato proprio cacciato dalla sua stessa maggioranza perché aveva licenziato in modo assolutamente indegno l'assessore Giampaolo Convento. Abbiamo visto quello che è successo con l'amministrazione Casson, che ha avuto quella rottura con il Partito Democratico facendo un cambio di maggioranza, sì, è riuscito a finire la legislatura, però poi praticamente anche se aveva avuto un grande riscontro di consenso personale, poi è finita così praticamente. E con quella rottura c'è stata la vincita dei 5 Stelle, che personalmente, con tutto il rispetto di tanti amici 5 Stelle, secondo noi è stato veramente un disastro perché un'amministrazione non può deve continuare almeno portare a termine i progetti e anche i 5 Stelle abbiamo visto che tra di loro si sono spaccati, sono usciti e se non c'era il Partito Democratico che metteva una stampella praticamente non avrebbe ferro, non sarebbe neppure riuscito a terminare la sua legislatura. Tutte queste cose fanno capire agli stessi componenti della maggioranza che è assolutamente importante cercare una ricomposizione. Staremo a vedere se il buon senso ci sarà da entrambe le parti. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink. Oggi si celebra Santa Barbara, una santa coraggiosa, una martire, protettrice tra gli altri della Marina Militare e del Corpo dei Vigili del Fuoco. A Sant'Andrea a Chioggia quest'oggi Santa Barbara è stata commemorata durante una cerimonia importante e partecipata, presieduta dal vescovo Monsignor Dianin, alla presenza di numerose cariche civili e militari e delle rappresentanze di numerosi corpi paramilitari. Sostanziosa la presenza del corpo della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Chioggia, giunta in primis con il comandante capitano di fregata Palmisano, accompagnato per l'occasione dai genitori giunti da Bari.
presenti le cariche più importanti delle forze dell'ordine del territorio. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dal presidente del Consiglio Beniamino Boscolo, giunto da Rosolina al sindaco Michele Grossato, che fece parte della Marina Militare, e da Porto Viro un consigliere comunale in rappresentanza, anch'egli della Marina. Si è trattato di una cerimonia importante e significativa che potete vedere integralmente sul canale YouTube di Chioggia Azzurra, a cui il Vescovo ha dato risalto con un'intensa omelia. Come tradizione, la cerimonia è stata conclusa dalla preghiera del marinaio, a cui sono seguiti un breve discorso e i ringraziamenti del comandante Palmisano, che da poco ha sostituito il comandante Parigrado Riccobene. I vigili del fuoco di Chioggia hanno celebrato la loro Santa Barbara nella parrocchia San Giovanni. Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti. Le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. Il nuovo volto a quattro aree verdi del territorio è stato presentato questa mattina in sala lampadari del municipio di Chioggia dal sindaco Mauro Armelao, dall'assessore all'ambiente Serena De Perini, dall'assessore Sandro Marangon da remoto e da una rappresentanza della ditta che ha studiato il progetto, un gruppo di lavoro della H&A Associati di Venezia. Il progetto è attuabile grazie ai fondi del Piano Nazionale Le Riprese e Resilienza che la città metropolitana di Venezia ha ottenuto e suddiviso tra i suoi comuni. A Chioggia sono stati assegnati oltre 5 milioni di euro e di questi oltre 3 milioni sono stati investiti in questi progetti. 4 le aree verdi di riqualifica, Isola Verde, Sant'Anna Valli e la zona che gravita attorno all'Arena Duse, della cui riqualifica si parlerà a breve. Il concetto, in linea con gli intenti del PNRR, tiene in considerazione non solo aree nel degrado dando alle stesse una nuova vita, ma facendo attenzione a dare alle persone più fragili la possibilità di goderne. Giochi, percorsi, strutture all'insegna dell'inclusione, comprendente bambini, disabili e anziani. Il progetto prevede la piantumazione in totale di 250 alberi già grandi, in linea con le caratteristiche dell'ambiente in cui saranno collocati, e prevede un occhio attento al risparmio energetico con aree rivolte al fotovoltaico. Durante la presentazione è stata data una grande importanza al lavoro di squadra che ha permesso una progettazione così ambiziosa, per la quale è stata necessaria la collaborazione di vari uffici e vari dirigenti. Una testa, ha detto il sindaco, quella che ha pensato a ciò che si sarebbe voluto realizzare, e un braccio, quello che ha permesso che il progetto sia arrivato a un passo dalla realizzazione. Il progetto dovrà essere realizzato nei tempi concessi dal PNRR entro giugno 2026. A giorni prende già il via la sua realizzazione. Da sottolineare che la riqualifica comprende un anno di attenzione e cura da parte della ditta appaltatrice. Rientrano nello stesso progetto la riqualificazione energetica del centro fitness che si trova all'interno dell'area interessata dal principale intervento e il recupero edilizio degli esagoni che si trovano all'interno dell'area di pertinenza dell'ex colonia della Croce Rossa, oltre che il giardino della scuola Caccin Galilei. Importante sarà prendere consapevolezza del valore di tali riqualifiche, dell'impatto che avranno e della necessità di avere cura di tali aree, ognuno nel suo piccolo, con rispetto per gli altri che le frequenteranno. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità. Non solo salato, ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Questa volta non parliamo di politici, ma diciamo di funzionari, e in questo caso senza dare nessuna accezione negativa, anzi assolutamente positiva, e parliamo del funzionario del Consiglio Comunale, il Mauro Rosteghin, che praticamente andrà in pensione a maggio, ma dai corridoi è emerso che
ha ben 6-7 mesi di ferie arretrate e quindi a breve dovrà ovviamente andare in ferie, quindi l'amministrazione dovrà trovare un sostituto a Mario Restrepo. Allora, innanzitutto mi permetto di fare i complimenti e i ringraziamenti. Io sono stato consigliere comunale durante l'amministrazione Romano e ho visto proprio toccato con mano l'impegno che ha avuto questo funzionario per quanto riguarda l'interesse pubblico, perché se non c'era lui tante volte veramente saremmo stati, parlo a suo tempo come amministrazione Romano, ma è tutto continuo e qui non c'è nessuna, diciamo, indicazione politica, cioè il lavoro che ha fatto il funzionario Mauro Rosteguin è un lavoro proprio laico, senza nessun riferimento a partiti politici, fatto solo per il bene della città. Ricordo solo questo, un episodio che ero presente, c'era una delibera che era da sistemare perché diciamo, interessava una parte della collettività e se non c'era lui che tornava dalle ferie. Durante le ferie è venuto a sistemare questa delibera perché altrimenti non riuscivamo a produrla e quindi a pubblicarla e quindi praticamente c'era tutto un ritardo, tutta una serie di conseguenze. Quindi io credo che sia da ringraziare persone come Mauro. Ci viene adesso un dubbio perché Mauro seguiva il consiglio comunale, i consigli comunali si svolgono quasi sempre di sera e da quel che sappiamo non ci sono altri dipendenti comunali che sono disponibili a seguire il consiglio comunale di sera. E quindi è facile che l'amministrazione dovrà trovare una riorganizzazione del Consiglio Comunale e forse non ci saranno più i consigli comunali di sera, ma solo di giorno, a meno che qualcuno dei dipendenti, dei funzionari appunto del Comune di Chioggia si prendano questa, passatemi il termine, rogna e accettino di seguirla anche di notte, che è un impegno molto gravoso, perché a volte i consigli durano tante ore. Insomma, e a volte uno che lavora dice: ma perché devo stare 3 ore a sentire il consigliere Pinco Palla o l'altro consigliere che magari ripete le stesse cose? Punto di domanda. E sarà una palla che vedremo come andrà a finire. Allora, siamo alla Camera, la pescheria della Camera. No, la novità è sulle ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chilo, sono una decina di ostriche. Il prezzo è buono e sono veramente ottime, una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostrica. Come lo scorso anno ad Adria, in via Cavallotti, si potrà visitare la casa di Babbo Natale. Viene addobbata in vista del Natale la sede della Fondazione Franceschetti di Cola, con luci, colori, strenne, trasformandole in uno spettacolo unico che illumina tutta la via. Dalle finestre al piano terra, illuminate dalle 17 tutti i giorni, si può vedere l'interno, la cucina dove mangia, il salotto dove Babbo Natale si prende un attimo di relax davanti al caminetto e la stanza da letto dove riposa. Dall'11 al 23 dicembre, dalle 17 alle 19, si può entrare gratuitamente per visitarla e respirare la vera atmosfera natalizia. Babbo Natale invita tutti voi bambini a visitare la sua casa ad Adria, in via Cavallotti. Magari trovate ad attendervi uno dei suoi folletti. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.